Allora, onorevole, una domanda da parte di una collega onorevole. Prevede un futuro per la Sicilia? Perché in questo momento si parla malissimo di tutto quello che sta accadendo, per la situazione socio-economica che persiste. C'è una possibilità veramente di una ripresa della nostra bellissima isola? Allora, chi fa politica a pieno ritmo, a tempo pieno, come noi che siamo parlamentari regionali eletti dai cittadini, chi fa politica ha il dovere di essere ottimista. Io poi lo sono anche per natura. Certo, ci sono una serie di fattori e di controindicazioni che farebbero disperare. Penso però che una serie di atti e di scelte che vanno in direzione di bloccare gli sprechi e gli sperperi del passato, la volontà più che ancora gli atti concreti di aggiustare le gambe al cane e di modificare in modo virtuoso il bilancio della regione, e oggettivamente devo dire una consapevolezza diffusa che quello che si è potuto fare nel passato non si può fare più, mi mette in condizione di dire che se al futuro non si può guardare con ottimismo sciocco, si può guardare però sapendo che la parte più buia della notte sta per finire, a mio parere. Sentivo proprio stamattina le dichiarazioni di Saccomanni, le dichiarazioni del Ministro del Lavoro. Mi scusi, stamattina Saccomanni ha detto che stiamo iniziando la ripresa, perciò diamo un atto di fiducia non solo all'Italia ma anche alla nostra isola. Lei allora condivide? Io condivido. Io penso questo, così come noi abbiamo vissuto la crisi più tardi degli altri, perché abbiamo degli ammortizzatori sociali naturali, la famiglia, la struttura sociale delle nostre città, il modo di concepire i rapporti umani. Ecco, questo ci ha fatto avvertire la crisi più tardi che nelle grandi città e che nel nord. Adesso la ripresa arriverà più tardi perché certi meccanismi si mettono in moto nelle parti forti del paese, non a caso si dice che sta tornando ad essere locomotiva il nord-est, che è quella parte di sistema delle imprese dove c'è l'impresa manifatturiera, quella che ha retto meglio alla crisi e che prima si sta riprendendo. Noi però abbiamo una opportunità, io lo dico non da industrialista stupido, ma da uomo che valuta l'importanza e il valore dell'industria e che pensa che la vera sfida sia salvaguardare contemporaneamente paesaggio e ambiente. Nella nostra regione c'è una richiesta di finanziamenti privati per svariati miliardi di euro. E non per costruire nuove industrie inquinanti, ma per un processo di trasformazione del nostro apparato industriale che, ad esempio, nella zona industriale di Gela porterà ad una trasformazione formidabile di quell'impianto produttivo e si abbatteranno con un investimento significativo di 700 milioni di euro i tassi di inquinamento e ci sarà una forte innovazione tecnologica. Anche nell'altra zona industriale importante, quella dell'area di Priolo Augusta Melilli, sono previsti investimenti per oltre 2 miliardi e mezzo di euro per il rivampamento delle raffinerie e, come per fare un esempio, sostituire un'auto Euro 5 con una Euro 1. Anche perché ci toccava, perché distruggendo le nostre coste quantomeno ci guadagniamo con l'occupazione per mantenere quello che già è in essere, perciò un prezzo l'abbiamo già pagato, speriamo adesso di cominciare a riscuotere qualcosa di positivo. Ci toccava, ma non era scritto da nessuna parte, è il fatto che le grandi industrie hanno il dovere, hanno sentito il dovere morale di poter intervenire sui guasti che sono stati fatti. Ad esempio, nella zona industriale di Priolo sono stati firmati degli accordi con Stato e Regione. Qual è la verità? Poi lo Stato non ha i soldi da mettere in campo, la Regione non ha i soldi da mettere in campo, rimangono gli investimenti privati. Quegli investimenti devono avere al loro interno caratteristiche di ecocompatibilità, di sostenibilità ambientale e di innovazione tecnologica, per cui il rivampamento di una raffineria significherà che quella stessa raffineria funzionerà come prima ma non inquinerà più.
La trasformazione di un impianto antico, vecchio, obsoleto in un nuovo impianto moderno per la produzione di gomme significherà che lì sempre un impianto ci sarà, ma mentre quello attuale ha un impatto e un'impronta ecologica pari a X, quello nuovo avrà un impatto e un'impronta ecologica X meno qualcosa, sicuramente quasi zero, perché l'innovazione tecnologica è amica dell'ambiente, rispetto, diciamo. È proprio così, è come se in una città tu decidi di sostituire un parco macchine antico, arretrato e inquinante con mezzi di trasporto modernissimi, con nuova tecnologia e nuova. Ecco, questo è quello che io spero per la Sicilia, che una capacità nostra di tornare ad essere credibili, di dare agli investitori certezza del diritto, di essere credibili come sistema, possa determinare un nuovo afflusso di capitale privato, di investimenti che assieme alle altre due grandi risorse della Sicilia, il turismo e l'agricoltura, possono farci tornare locomotiva come eravamo negli anni 70, quando alcune aree della Sicilia erano locomotiva che si trascinava non solo la Sicilia ma l'intero meridione. Grazie onorevole, grazie. Perciò possiamo dire ai siciliani che abbiamo ancora una speranza. Dobbiamo, e che noi siamo vicino a loro. Dobbiamo essere ottimisti perché questa è la ragione, dobbiamo essere ottimisti e conseguenti perché questa è la ragione per la quale ci hanno eletto. La speranza la possiamo dare perché noi siamo persone serie. Assolutamente.